Sono Luigi Viola, sindaco di questo piccolo comune del Parco Nazionale del Pollino, Chiaromonte, in provincia di Potenza. Il fatto di far parte di un territorio, compreso in un parco, nel nostro caso, aiuta soprattutto a creare la coscienza tra le popolazioni che abitano questi territori. Io ho visitato altri posti, mi viene in mente il Trentino, per esempio, dove non c'è bisogno di far parte di un parco, perché comunque il cittadino, per cultura, da anni vive la vita di un'area protetta. Da noi è un po' diverso, da noi aiuta anche l'essere all'interno di un'area predefinita per un decreto, per decreto. E quindi io credo che sostanzialmente ci ha aiutato e ci sta aiutando a far crescere la mentalità e la consapevolezza delle risorse che ci sono. E poi naturalmente il parco significa soprattutto un'etichetta importante. Chiaromonte sorge sulla dorsale fra i fiumi Sinni e Serrapotamo, nell'Appennino Lucano, e su di un'altura chiamata Catarozzolo, un nome dal sapore greco. Il primo agglomerato che componeva l'insediamento di Chiaromonte risalirebbe all'età del ferro. Infatti, in seguito a scavi archeologici, sono rinvenuti diversi reperti che confermerebbero questa tesi. Chiaromonte fu dominata dai Longobardi e dai Bizantini. Distrutta da un terribile terremoto, fu poi ricostruita dai Normanni. Il paese divenne feudo dei Chiaromonte, da cui prese il nome, e dei principi Sanseverino Bisignano. Questo fastoso passato è vivo, campeggiano infatti i resti di mura che attestano la sua trascorsa potenza. Nella prosperosa età feudale, Clarus Mons, così come era chiamato, era anche definito il signore delle valli, perché dominava e domina tuttora, in senso orografico, l'area sottostante. Grande centro religioso, Chiaromonte, nel 1200 fu sede estiva della diocesi di Anglona.
Questa è la chiesa parrocchiale, è dedicata a San Giovanni Battista, è stata restaurata di recente, e lo stile attuale architettonico è di tardo rinascimento, per cui l'ultimo intervento che ha ristrutturato la chiesa così com'è è fine Settecento. C'è un po' di barocco che si vede specialmente negli stucchi, specie i tre altari, quello centrale, quello di San Giovanni e quella è l'altare della Madonna del Rosario. Abbiamo una testimonianza, è una pietra tombale posta sulla botola dove seppellivano i sacerdoti, è datata 1574 e la dicitura cuncta sacerdoti su stollit munera fatum sta a indicare che appunto c'erano i sacerdoti, il fato, la morte, sottrae il prete da ogni affanno, responsabilità, onore ed onere. Abbiamo due quadri, uno olio tela e raffigura il martirio di San Giovanni Battista. E abbiamo un altro dipinto sul legno che è più antico, è 1600 e che ha un autore, Aniello Laudello, però è come se avesse fatto quasi una copia di un dipinto attribuito a Petrafesa che si trova ad Albane di Lucanio. Possediamo anche il corpo di un beato, i resti che sono stati un po' sistemati in questi ultimi anni, si trovano nell'urna e questa urna proviene anche dal Sagittario perché si tratta di uno di Tolosa in Francia che nel 1300 probabilmente è venuto in Italia in occasione del primo giubileo indetto da Bonifacio VIII e poi chissà per quale motivo lo troviamo qui nella contea di Chiaromonte, siamo 1300, ha vissuto da converso per tanti anni, poi si è ritirato da eremita per molti anni, poi si è ritirato nell'abbazia e ha chiesto di fare il fraticello che si chiamava il converso. E poi abbiamo anche delle testimonianze, la più significativa è un libro del 1300 che proviene pure dal Sagittario, era il missale in uso presso l'abbazia e viene riportata anche la storia di questo banale. Il centro storico mantiene la struttura medioevale, composta da tre cinte, di cui restano tracce risalenti al XIII secolo.